Ciao ragazzi, anche questa sera in diretta dal Falco inizierà il Senza Giacca. Ciao a tutti, siamo qui anche stasera, un folto gruppo. Alla mia sinistra l'ospite d'onore, Frank Fabbri, presidente della squadra di football americano di Pesaro, dove sapete che gioca il giocatore dell'Inter, Ranocchia, che perché la Ranocchia Angel Utah. Esatto, giusto? È giusto, è giusto. Buonasera. Tutti i nostri amici attorno a me. Buonasera a tutti. Ciao. Ciao. Salve. Ciao. E avete visto sulla botte, perché bisogna dire così, sulla botte, la nostra Francesca che stasera ci aiuterà per diversi motivi e ve ne renderete conto strada facendo. La botte di Viale Trieste. La botte di Viale Trieste. Ristorante la botte. No, siamo al fuoco. Allora, andiamo. Che non mi interessa, ragazzi. Allora. Mi dissocio. Prima è cosa. Vero. Io partirei subito con il nostro ospite, siamo molto contenti di averti con noi, abbiamo avuto modo di conoscerci prima durante le magnifiche cozze di Graziano, veramente complimenti Graziano, hai fatto delle cozze strepitose. Grazie. Non vi siete neppure sporcati. Esatto. Dove le hanno prese? A Porto Novo, erano i moscioli di Porto Novo? No, sono le nostre, sono le nostre, tutta roba nostra. Ci teniamo a dire i moscioli della Panoramica. Venite da Graziano a mangiare le cozze alla Tarantina. Veramente buonissime, strepitose. Allora, Frank, ci siamo conosciuti prima, ci hai raccontato un po' del football americano, partiamo da quello che è successo ieri, la salvezza della squadra, quindi rimaniamo in Serie 1, una festa nonostante una sconfitta. Sì, prima di tutto ringrazio i Senza Giacca per questa bellissima serata, conoscevo i Senza Giacca, conoscevo Marco Cadeddu che insieme abbiamo fatto tante cose e quindi sì, ieri abbiamo festeggiato un'ennesima salvezza in 2 anni di Serie 1, 2 anni che siamo qui a cercare yard dopo yard di guadagnarci quello che vogliamo fare, stare qui e dar sì che il football americano sia uno sport di elite anche nel pesaresco. È uno dei 6 sport di Serie A di Pesaro, no? Sì. Abbiamo il basket, il calcio che chiaramente non è proprio di Serie A, però è radicato nel mondo e quindi ci va, la pallavolo femminile, il rugby, il calcio a 5, il football americano. Quindi venite qui a Pesaro che qui facciamo la matti. Benissimo, torneremo con Frank più avanti. E io... Frank, perché squadra tiene di calcio? Io sono un juventino, chiaramente qui anche qui, no? Tutti interisti, ho saputo. Sì, no, assolutamente no. Tutti juventini. Tutti juventini a posto. No, neanche sono juventini, neanche interisti. Quindi. Comunque va bene, va bene, va bene. Purpurino. Allora, Real Liverpool, ragazzi, andiamo al tema più scottante. Real Liverpool, l'avevamo presentato sabato pomeriggio, siamo qui dopo 2 giorni di quella partita. Bisogna dire che per una volta abbiamo azzeccato lo spronostico. Chef, come hai fatto a prendere il 3-1 per il Real? Allora, intanto grande spronostico. Come ho fatto? Essenzialmente per due ragioni. Uno, che è vero che il calcio è strano, ma 9 volte su 10 vince la più forte, quindi era abbastanza probabile vincesse Liverpool, poi perché il Real Madrid le finali non le perde mai, invece Klopp le perde sempre, quindi Klopp sarebbe l'allenatore perfetto per la Juve, non vince mai una finale lui, non vince mai una finale la Juve, forse sommandoli come due poli negativi potremmo avere un polo positivo. E l'ultimo, dobbiamo dire che il tifoso che al 90esimo si è immolato fermando Ronaldo che andava a segnare il 4-1 è un follower, come si dice? Follower nostro, che si è immolato per mantenere il nostro spronostico. In questo momento è chiuso nelle segrete di Kiev, che viene ancora interrogato dalla Stasi e lì vi garantisco che gli interrogatori sono una cosa seria. E quindi è la tua esperienza, la sta riprendendo lui? Assolutamente sì. Chi è che lo sta interrogando? Anastasi. Pietruzzo Anastasi. Volevo dire una cosa a proposito, Emre Can, come si chiama? È il primo acquistato dalla Juve fra poco e ha già perso la prima finale, quindi si abituerà a una lunga serie di sconfitte. Questo è uno spronostico da interista. Senti Michi, a proposito di Klopp, lui l'ha nominato, tu sei stato a Liverpool, sono hai festeggiato stato a Liverpool, con... sono stato a festeggiare con sinceramente festeggiare no, però li ho trovati veramente alticci, lui e il portiere Karius, che insieme, si stavano consolando insieme, uno perché gli avevano detto che era su scherzi a parte, lui ci ha creduto, quindi voleva rigiocare la partita, invece Klopp che diceva
Cloppete, non arrivo mai da nessuna parte. Senti, ma scusa, scusate, c'è un intervento dal pubblico, inquadriamo la nostra Francesca che... Claudio Cadeddu chiede alla fine Carius quali dei tre antidepressivi abbia preso. Questa è una domanda per il questo è farmacia. Chiedono, il pubblico si chiede come sta la caviglia dello chef. Scusa chef, ci fai vedere la caviglia? A questo punto, ti devi alzare. Esatto. Questa è la situazione. Cioè, guardate la differenza tra le caviglie. Non solo fra le caviglie. Non è un momento di bello. Non è un gran spettacolo, no. Tagliamo dalla diretta questo. No, in effetti comunque, guarda, ha preso lo Xanax. Era più classico, ma chiesto. Io volevo fare una domanda invece all'amico del principe Harry, che la scorsa settimana si è dichiarato amico tuo. Volevo sapere com'era andata la prima notte di nozze con Meghan Gale. C'è qualcuno che ha invocato lo Iures Prime Noctis. Lo Ius. E chi era? Era incazzato come una bestia. Quindi, ma chi è stato? Carlo? No, è stato Beckham. Fashion Beckham. Senti, torniamo alle cose serie, ragazzi. Abbiamo vissuto in diretta il dramma di Carius. Abbiamo una presenza questa sera che di solito sta fra i pali, abbiamo deciso di non farlo parlare proprio per questo. Non può in nessun modo essere tirato in causa lui come portiere, ma noi abbiamo la nostra psicologa questa sera, che è Francesca, la vedete sempre sul trespolo, diciamo sulla botte dove è sistemata, insomma. Francesca, spiegaci cos'è passato nella testa di Carius nel momento in cui ha sbagliato, ma soprattutto dopo. Conseguenze sicuramente sono molto gravi, perché io so anche che è stato minacciato sui social e che è in corso un processo di un'investigazione, qualcosa, perché è stato minacciato sui social, e sicuramente lui sarà molto depresso in conseguenza, perché ha deluso un popolo. Ma quindi credi che l'Oxanax lo farà stare meglio o no? Lo Xanax l'aveva preso prima? No, l'ha preso dopo, è venuto durante la notte, ha fatto perfetto un volo e quindi... Ha suonato il campanello. Sicuramente in un caso del genere il primo errore è stato veramente da incubo. Non ho visto, non vedevo davanti, ho avuto un blocco visivo o qualcosa. Il secondo errore sicuramente è stato frutto della tensione derivante dal primo. Ecco. Ormai la cazzata, se si può dire, l'aveva fatta, e quindi ne ha fatto, era demoralizzato e una cazzata tirata. Sentite, ma è molto probabile che Carius verrà all'Inter, Marco. Non verrà all'Inter, no. Sicuramente questo sarà il mese della prevenzione dentale, come evitare le Carius. Senti Marco, tu all'inizio della stagione avevi pronosticato 4 squadre inglesi in semifinale, avrebbero vinto tutto, la Premier League non ha pari. L'Inghilterra è la nazione dominante. Rimandiamo al prossimo anno. Manchester United. Infatti l'avevo sentito. Sicuramente. L'inglese. Esatto. Manchester United, sì. Alieni. Sicuramente spaziali. Non ci sarà storia il prossimo anno. Il Manchester City vince la Champions League e il Chelsea vince la Europa League. Vale, un'altra volta il Real Madrid. Inter Juve, no? Anche quest'anno gli inglesi vincono il prossimo. Esatto. E a proposito di Chelsea, avrà in porta Donnarumma? Avrà in porta Donnarumma, e visto anche la rimessione del mandato di Conte, ci sarà Sarri forse in panchina. È vero, dopo chi lo che sa? Conte è stato fatto fuori da Mattarella. John Mattarello. Avremo. Sono arrivati i saluti del bomber Alberto Morichini, che doveva condividere con noi le cose, ma stasera si è sbidonato. Alberto, un saluto anche a te. Grazie Alberto. Senti, ci spostiamo sulla nazionale, direi. Questa sì. Sera c'è stata la nazionale, abbiamo avuto l'Italia che ha giocato contro l'Arabia Saudita, mi pare in Svizzera, a San Gallo. È stata una bella vittoria 2-1 e noi abbiamo... Niente poco di meno che... Noi abbiamo il vero scoop, perché questa sera è con noi... Era lì un quarto d'ora fa, sì. È già qui con noi Roberto Mancini. Mancitti! Ecco. Buonasera a tutti, buonasera. Mister, com'è andata questa partita? Ma la partita, l'episodio più clamoroso è stato che Donnarumma è stato preventivato dal Liverpool dopo la cagata che ha fatto sul primo gol dell'Arabia Saudita. Quindi?
quindi non è vero che probabilmente andrà al Chelsea, ma il Liverpool ha messo una bella prelazione. Senti, ma questa Arabia Saudita com'è stata come parrings partner? Come parring partner è stata stupenda, perché sinceramente non avevamo mai visto arrivare i giocatori in cammello, quindi già lì eravamo un attimino spaesati. Dopodiché li abbiamo visti correre e sinceramente pensavamo che avevano i piedi scalzi. Mister, però ci pare un po' depresso, via, su col morale. È tanto che non vincevamo. Lo sapete che io non sprizzo mai gioia da nessuna parte, per cui... Ti sono anche tornati i capelli più chiari dopo questa vittoria. Ma mi si sono anche allungati in un minuto, per cui... Allora, noi siamo andati, avete visto, i primi al mondo in diretta con l'allenatore Mancini. Prima della Rai, Mediaset, Sky. È stato eccezionale, sì. Quindi direi adesso di fare noi un giro di tavolo, perché siamo comunque contenti perché è tornato Balotelli, esatto. E Balotelli ha segnato. Alberto, tu sei un fan di Balotelli. Sì, l'hai sempre... No, non è vero. Io non sono un fan di Balotelli, quando era all'Inter non mi piaceva, mi fece molto arrabbiare, però sono contento che è tornato e spero che faccia bene all'Italia e alla nazionale. Paolo, anzi, sono sicuro che farà bene. Cosa ne pensi di Balotelli? Adesso c'ha più responsabilità, c'ha figli, nipoti, zii, quindi è un'altra cosa rispetto a prima. Io non mi fido di Balotelli, però questo ci passa al convento adesso. Ed è giusto che si prenda Balotelli nel convento. Marco? Ma guarda, io anche nelle mie monologhi su Facebook, sul mio profilo dopo le figuracce di Ventura, avevo sempre sostenuto un ritorno di Balotelli in nazionale. Non possiamo prescindere perché non abbiamo attaccanti che facciano gol. L'ultimo gol era stato segnato con l'Albania, dopodiché un lungo digiuno peggio degli ebrei nel deserto durante i 40 anni di esodo, finalmente torna al Tobelli, pim, no, gol! Altobelli era nelle mie litanie. Frank, tu cosa pensi di Altobelli? Di Balotelli. Balotelli, molto fashion, mi è piaciuto, la sua cresta, tutto bello lì, e via che si va. Ce lo vedresti, quindi... dicono di togliere la giacca, bisogna che la togliere. Ce lo vedresti nel football americano? Certo, guarda, io lo invito anche a Frank giocare. Frank, te no. Io no? Ma no, perfetto. No. Raccato, La tengo. Io sono l'ospite, quindi mi piace. Quindi potrebbe giocare anche a football. Potrebbe sicuramente giocare a football, un bel kicker. Sai, nel football americano si usa molto la palla con i piedi per giocare i field goal, i punt. Quindi perché no? Ma senti, invece ci sono portieri nel football americano? No. Noi abbiamo i ricevitori che devono prendere la palla, invece abbiamo i free safety, i cornerback che la devono intercettare, il running back che deve correre. Qui sentite che sfoggio d'inglese, qui il quarterback deve lanciare, deve lanciare la palla. Ma ti sorprenderemo dopo, perché vedrai che le lingue le sappiamo più noi. Alla grande, guarda. Michele, te cosa dici su Balotelli? Su Balotelli, mister l'ha voluto a tutti i costi, per cui a stasera ha segnato. Speriamo che abbia messo un po' la testa a posto. E cioè che se taglia i capelli. Che se taglia i capelli, si è fatto un attimo un look diverso. Anna Paola Fabri dice che devi togliere la giacca anche il presidente. Anna Paola Fabri è di casa. La devi tenere. Ci dispiace Anna Paola. Facciamo Anna Paola i complimenti perché... Senti, Francesco. Filippo Tombari chiede dove andrà Conte la prossima stagione. Ma Conte credo all'università. Torna a insegnare all'università. Sì, dopo che non ha fatto il governo. Però scrive nel curriculum che ha fatto. Scriverà che ha avuto un'esperienza di governo. Adesso nel curriculum ci mette anche che ha allenato il Chelsea. No. Esatto, ci mette che ha allenato il Chelsea. Quindi, sicuramente. Probabilmente chi lo sa dove andrà. Non lo so. Un attacco in più nel non lo sappiamo. Alla rispesa. Magari. Ecco, abbiamo introdotto con questo lo sport pesarese. Già l'abbiamo introdotto prima con Frank. È stato un weekend importante per lo sport pesarese. Noi ieri siamo stati all'assemblea della VL, c'era con noi il nostro esperto che ci ha raccontato tutto, ci ha spiegato tutto, tutte le dinamiche della pallacanestro pesarese. Alberto, cosa è successo ieri? Per i pochissimi che non hanno visto il video di ieri, riassumiamo un attimo quello che è successo. La VL ha voluto fare un incontro con i tifosi per chiarire alcuni aspetti, alcune notizie che giravano, ma sostanzialmente quello che è importante è che il campionato di A1 si farà.
anche se non si sa con quanti soldi, e i due presidenti rimangono, quindi Arione rimane. Ma è vero il che grande Ario. Parlavano di uno sponsor unico, è vero che torna la Scavolini? Io mi augurerei, ma faccio una grande fatica a pensarlo. Non si sa mai, non si sa mai, speriamo, vediamo un po'. Francesca, una domanda? Domande? No? No. Qualcuno? E quindi importante anche la presenza del sindaco, il nostro Riccione, che è Riccio Mattei, il nostro Riccione, che ha dato delle garanzie, nel senso che sarà vicino alla società e speriamo faccia qualcosa di concreto. E a tutti gli sport pesaresi, chiaramente. Ovviamente. Senti Marco, cosa succede invece in casa Vis? In casa Vis, mentre la VL doveva depositare l'iscrizione entro il 30 maggio, quindi aveva 3 giorni, la VIS c'ha ancora 33 giorni, che sono un numero molto simbolico, però c'è ottimismo, ci sono speranze di poter fare una Serie C, non ti dico ad alto livello e puntare alla Serie B, ma una C dignitosa e mantenere la categoria. Queste sono le voci che circolano nell'ambiente, speriamo che siano vere. E quindi ci auguriamo che il 30 giugno all'atto dell'iscrizione ci sia una grande squadra che possa offrire ai tifosi una stagione indimenticabile. Benissimo, bene. Ci contiamo tutti e ci speriamo tutti. Io direi di concentrarci adesso sul nostro ospite, su Frank, che è qui con noi, con grande pazienza ha sentito i nostri sproloqui di 10 minuti, quindi adesso ci spostiamo su di lui e direi che aveva una domanda Paolo che gli voleva fare all'inizio di questa nostra conversazione con te. Io ti chiederei questo, Frank. Io sono un bambino di 8 anni, come mi convinci a non giocare a calcio o a pallacanestro e a dedicarmi al football? Beh, nel football americano a 8 anni no, c'è il flag football che è uno sport di non contatto, è uno sport in cui ti diverti come in tutti gli sport chiaramente e ti dico vieni, usa una palla diversa. È l'unica palla che noi usiamo insieme ai rugbisti, che è l'unica palla che un muro non ti può dare indietro, perché le altre palle sono tutte tonde e il muro puoi giocarci e te la riporti indietro, invece l'unica palla del rugby e del football te la deve pensare per forza un amico. Quindi vieni da noi, gioca con noi, divertiti e almeno hai qualcosa di diverso da parlare anche a scuola. Quindi no? Perché quantomeno troverò un amico. Sicuramente, solo non sarai. Nessun'altra motivazione, vero? No, avevo accennato, non per i bambini di 8 anni, okay. Per quelli un po' più grandi, per i nonni, okay, perché se venivo, quelli che venivano nel football americano trovavano le donne più belle dello sport. Allora va bene per i papà che accompagnano, esatto, i bambini. No, quindi sicuramente. No, ma perché le donne giocano a football americano? C'è anche il gioco del football americano, sia del tackle, cioè con il casco, l'armatura e con il flag. Però ho sempre detto che le donne più belle ce l'hanno i giocatori del football americano. Quindi tu vieni e vedi un sacco di donne nel football americano. Volevo fare anche io una domanda dopo a lui, se vai, posso. Michele, fagliela subito. Premetto che sono stato a vedere, penso, l'unico Super Bowl che ha giocato la Angels tanti anni fa, due ne ha giocate, io al primo c'ero a Bologna e volevo farti una domanda, quanto è lunga una yard? Una yard è quasi 1 metro, ok, quindi tu hai parlato di Super Bowl, quindi per me Pesaro nell'81 nasce, nell'85 e nell'86 fa 2 Super Bowl, considerate che la media degli spettatori era sui 35-40 mila persone al Dallara. Riempivamo lo stadio Benelli, quindi all'epoca di questi anni, quindi il football americano negli anni d'oro dello sport pesarese, perché c'era il baseball, c'era il basket che vinceva i primi scudetti, quindi insomma erano anni d'oro, quindi dobbiamo ritornare sicuramente a riprendere quei fausti del tempo che ci devono essere. E ci speriamo. Anche Alberto, però voleva chiedere qualcosa. Anch'io volevo chiedere qui una domanda, ho tirato giù dal sito della federazione. Notate quanto è preparato il nostro. Sì, il vedo nostro che sei a capo di una società sostanziosa, nel senso di dirigenti, coach, però c'hai 46 giocatori in organico. Ti ricordi di tutti o ogni tanto ti scordi di qualcuno? Quando mi devono i soldi mi ricordo di tutti. Poi dopo chiaramente loro si ricordano di me quanto glielo devo dare. Però a parte gli scherzi, sì, siamo l'unica squadra in Italia che quando prende un pullman gli servono 2 piani. Quindi da Bolzano a Catania, quando dobbiamo viaggiare per le nostre partite,
facciamo l'appello e siamo in tanti. Negli autogrill vi dimenticate qualcuno? No. Ci controllano quando andiamo negli autogrill, perché chiaramente facciamo un numero, specialmente i ritorni. Senti, ma sono lì. Come i pullman a due piani di Londra, quelli rossi? Tutti sì, quelli stanno sopra, sono specialmente considerate, non so, abbiamo fatto l'ultima trasferta, quella di Torino, che abbiamo vinto, abbiamo giocato alle 8 di sera, partita fino a mezzanotte. Quindi tutti fuori. Quindi io alle 6 della mattina chattavo con Giovanni Ranocchi, il nostro main sponsor, per dire abbiamo vinto, pagaci la cena, e lui ce l'ha pagata. Alle 6 del mattino. Alle 6 del mattino. eravamo fino. Infatti lui, la risposta è stata: sei l'unico che ha fatto un pranzo a Torino e una colazione a Pesaro nella stessa giornata, perché chiaramente le nostre trasferte sono così. Ti arriva un saluto di Paccio Gomez, Frank. Grande Paccio, ciao Paccio, grande vicino, grande vicino. Vedo che c'è anche una domanda per il presidente, se LeBron potrebbe giocare in NFL. NFL sì, sicuramente tutti gli sportivi americani possono giocare. Molti giocatori di football americano giocano a baseball, lo stesso nel basket, sì, possono sicuramente entrare a far parte, sono atleti, quindi poliedrici, sì, possono giocare sicuramente. Io avevo due domande molto veloci, una se si chiamano UTA, perché tutti i loro giocatori vengono da Salt Lake City. UTA. Cosa spieghi, cosa no, vuol dire? No, noi siamo gli Angels Pesaro, abbiamo fatto 3 anni fa una fusione insieme agli amici dei Titans di Forlì, quindi la squadra si chiama UTA, Unite Titans e Angels, UTA. Quindi siamo un gruppo di ragazzi che vuole anche chiamarci A14, perché veniamo da Bologna fino a Pescara e fanno tutta quanta la 14 per fare gli allenamenti a Pesaro 3 volte a settimana più le palestre. Però ci vuole un bel impegno. E infine volevo ricordare un grande Angels che è immaturamente scomparso un paio di anni fa. Amico nostro, perché un grande rappresentante di Cristo Re, che è il quartiere da dove veniamo, Giancarlo Russo, che è stato protagonista degli anni d'oro, un grande amico, ma soprattutto un grande Angels, no Frank? Ma senza dubbio, io con Giancarlo ho dei ricordi indelebili, perché abbiamo giocato insieme sia nel Pesaro, che negli Angels Pesaro, poi abbiamo giocato insieme nei Dolphins in Ancona e insieme abbiamo ricreato il flag football a Pesaro nel 2013 insieme a Esatur, abbiamo fatto i campionati europei e lui era lì presente, quindi era per una persona per me molto importante. 2 anni fa l'abbiamo perso, l'abbiamo ricordato in tutti i campi del football americano, perciò questa è una cosa importante, perché lui era una presenza importante del football americano, non solo pesarese, quindi tutti se lo ricordavano. E ahimè queste cose fanno solo che male, ma il ricordo ci deve aiutare a portare avanti la passione che abbiamo. In questo momento la passione è comune del football americano e io in primis, da presidente povero, vado avanti. Ci si stringe il cuore a pensare di Giancarlo, però hai fatto molto bene a ricordarlo, perché era davvero uno di noi. Era uno di noi, e quindi effettivamente insomma ci si commuove a ripensarci. Allora, direi che possiamo avviarci alla conclusione. Marco, mi pare Papa Wojtyla in quante lingue faceva i suoi sermoni? Ma un centinaio. Ancelotti in quante lingue ha annunciato il suo ritorno al Napoli? Faccio un saluto. I nostri saluti al pubblico dei Senza Giacca. Anche perché se ci avete fatto caso, i followers stanno aumentando in tanti paesi europei, quindi in più lingue. Quindi cogliamo l'occasione adesso per salutarli un po' tutti. In inglese. Allora, parola a te, sì. Il nostro linguista, quindi vai, un saluto ai Senza Giacca. Mettete like. Mettete in italiano e poi gliela traduciamo in tutte le lingue. Vai Marco. Vai. Ok, a greeting to all friends of Senza Giacca and please put a like on our Facebook page. English. Jetzt auf Deutsch. Ein Gruß an die Freunde der Senza Giacca. Gruppe und bitte stellen Sie ein Gefällt mir auf unserer Facebook-Seite. En français. Une salutation aux tous amis de Saint-Jacques et s'il vous plaît, mettez j'aime sur notre page Facebook. En espagnol. Un saludo a todos los amigos de la Saqueta y por favor pone del me gusta en nuestra pagina de Facebook. Adesso in ungherese, che lingua madre, lingua madre, lingua
lingua madre, lingua esatto. Udvesleta senza giacca minden baratjanak, kerlek lai kolajatok a Facebook oldalukat. Spero di essere andato bene. In russo. Privet, druziam, senza giacca, ostavite navrica vrstranice Facebook. A fine man salutam bzarez. A tutti bzarez dei senza giacca, fate il piacere, a pazienza, mettere sto mi piace senza giacca. La pagina Facebook.